cominciato, vabbè, chiaramente in casa come un po' tutti i bambini, col primo pallone regalato dal padre. Poi vabbè, mi divertivo molto, soprattutto all'oratorio. Già all'età di 5-6 anni frequentavo molto l'oratorio e mi piaceva giocare a qualsiasi gioco con la palla e poi chiaramente mi sono orientato più verso il calcio. L'importante è divertirsi. Io penso a questo, gioco a calcio, mi diverto, mi piace. E fin quando sarà così ci giocherò. Ho sempre giocato difensore, anche perché diciamo che non ho la freddezza dell'attaccante. Non ho la freddezza dell'attaccante, quindi pian piano, diciamo che ho provato anche da attaccante, poi pian piano mi hanno sempre abbassato di più. A me piace moltissimo giocare con la difesa 3, fare il marcatore, anche perché magari sono più soggetto ad avere l'uno contro uno con l'attaccante, che è la cosa che diciamo più mi piace, più mi diverte. Mi reputo diciamo un ragazzo da compagnia, proprio mi piace stare in compagnia con amici e basta. Hobby, guarda, per adesso ne sto trovando pochi, ne ho persi molti, questo sì, perché comunque sia la vita del calciatore impegna molto. E più vai avanti, più sali di categorie, più ci devi mettere la testa. Quindi gli hobby un attimino li sto perdendo. Leggevo, io ho mio padre che lavorava in una libreria, quindi sono sempre stato abituato fin da piccolo a leggere. Adesso questa è una cosa che ho perso un attimino un po', mi dispiace, però adesso riprenderò, spero. Fidanzate ne ho avute poche, anche perché penso che se devo avere una storia comunque deve essere quella giusta, quindi si frequentano le ragazze per adesso, però di storie ancora troppo presto. Ho tre sorelle che adesso in questo momento stanno qui a Napoli, che sono venute a trovarmi, e poi un fratellino piccolo. Siamo una famiglia molto numerosa, diciamo. Fratello famoso, no, vabbè, sono molto ma molto felici, sia perché mi vedono che sono contento, che comunque ho realizzato il mio sogno, che per i vari regali che gli faccio, perché comunque penso molto alla mia famiglia e mi sento bene anche a poter realizzare magari alcune cose che vogliono, che altro. Sono venuto quasi subito perché comunque sia mio padre doveva tornare sia per motivi di lavoro che anche per sposarsi, perché comunque sia si è sposato anche in Italia. Quindi diciamo che ho pochissimi ricordi, poco o nulla. Infatti vorrei andarci questo inverno appunto per ritrovare un attimino le mie origini, comunque i posti dove sono nato, dove sono stato. Diciamo che ero un attimino poco impaurito, ero un po' impaurito dal fatto comunque di fare questo salto di categoria, anche perché era un periodo che a Brescia non ero ancora rientrato in forma, non riuscivo a giocare, diciamo, ai miei livelli. Quindi l'unica cosa che mi preoccupava era questa. Poi sono venuto qua, comunque c'è il pubblico, diciamo che sono portato a dare il meglio di me stesso anche grazie a questo pubblico, perché diciamo che c'è gente che dà molto calore, molto, molto affetto. Napoli è una città che mi piace molto, perché mi piace veramente tanto. Come ho sempre detto, l'unica cosa che odio è il traffico, che veramente diventa sempre più insopportabile ogni giorno che ci vado. Diciamo che il mio difetto penso che sia anche un attimino un po' la mia forza, perché io sono uno molto, molto istintivo. E come questo istinto mi può portare a fare delle giocate difficili, ma che portano a cose belle, mi possono portare anche a fare delle enormi cavolate.
perché chiaramente, come avrete visto, sono un giocatore che tenta molto l'anticipo. E per fare questo tipo di gioco ci devi pensare poco. E diciamo che nel calcio di oggi pensare poco può essere anche un male. La testa conta, vale tutto. La testa nel calcio è diciamo l'80%, perché se non hai la testa sicuramente non puoi fare il calciatore. No, io sto in mezzo, sto tra i napoletani, i romani e gli arezzoni. Sono lì da solo con Marek. No, vabbè, mi trovo benissimo con diciamo le varie cittadinanze, come ho detto, comunque sono una persona molto ma molto aperta, quindi non sono portato a trovarmi male con la gente. Cioè, è una cosa alla quale veramente proprio non penso, ma neanche, dirò la verità, anche mio padre è venuto lì, mi aveva detto: guarda che è la nazionale. Io gliel'ho detto subito: papà, guarda, non ci si pensa nemmeno. Io ho il mio obiettivo di quest'anno, che l'ho sempre detto, che è quello delle Olimpiadi, che mi piacerebbe moltissimo andare alle Olimpiadi. Io punto a quello. Poi chiaramente, se c'è da andare in nazionale, anche se mi sembra una cosa un attimo, però ci andrei con molto ma molto piacere. Però il mio obiettivo è quello di andare alle Olimpiadi e fare questa esperienza, diciamo, unica. Di qua un puma, è un tatuaggio che ha anche mio padre sul petto, lui ce l'ha però, e quindi ho voluto portare avanti, diciamo, una tradizione. Per me è più che altro una cosa di ricordo, cioè comunque per sapere che i miei mi stanno vicino, che è più che altro così. Poi comunque il puma è un segno d'agilità, di velocità, quindi mi si trova abbastanza bene. Ne ho un altro, questo qua però non chiedetemi di spiegarlo, c'è scritto come la luna ed il sole, e qua ci si ferma. Scaramantico non ci sono cose che faccio, più che altro faccio una sola cosa quando entro nel campo, che faccio una preghiera per un mio amico che è morto negli anni di Como, che giocava a Como, si chiama Eugenio Farronato, e che una sera era andato in motorino, ha avuto un incidente dopo l'allenamento, e quindi faccio una preghiera che mi ha mandato per lui. Questa la faccio per lui e anche mio nonno. Ho sposato questa causa, questo progetto. Sono venuto qua con delle intenzioni serie e voglio portare avanti questo progetto, perché mi piacerebbe moltissimo vedere un giorno il Napoli in Champions League o che tenta di vincere il campionato, che altro. Sarebbe una bellissima esperienza. Vabbè, aver battuto l'Inter è stata una cosa, diciamo, fantastica, anche perché io tifavo, perché oramai a essere calciatore non si può più avere una squadra di cuore. Comunque da piccolo avevo sempre tifato Inter, e ritrovarmi a giocare comunque sia contro la squadra del cuore, che era anche in un periodo che cos'erano 2 anni, 1 anno e passa che non perdeva, e riuscire a batterla così è stata una gioia, mi sa che è una cosa veramente che pochi riuscirebbero a comprendere.